oggi sia felice di essere qui in questa nuova veste, che ufficialmente poi diventerà la veste per i prossimi 5 anni, da martedì prossimo, perché alle 18 faremo l'insediamento qui a Baraccano. Siete ovviamente tutti invitati a questa prima convocazione. Devo anche però ringraziare Agorà, perché devo dire che Pietro Aceto, quando propone delle iniziative, sono sempre iniziative molto aperte, molto ricche di spunti e di sollecitazioni, e devo dire che in questo panorama, se vogliamo, un pochino più statico, hanno il vantaggio e raggiungono l'obiettivo di far parlare le persone intorno a temi vari, cosa che credo sia estremamente importante. Io sono molto contenta, dicevo, di parlare del ruolo di presidente, anche se formalmente lo sarò da martedì, perché questo percorso che abbiamo fatto in fase elettorale di vittoria di questo quartiere, lo dico soprattutto per chi non è di Bologna, perché non è una cosa facile. Questo quartiere è stato sempre prevalentemente di destra, forse una sola volta il PD, allora in altra veste, ha avuto la presidenza di questo quartiere. Quindi è particolarmente importante oggi poter fungere un po' da padrona di casa. Mi sembra che il percorso che abbiamo svolto con gli amici e le amiche che erano presenti nella lista in fase elettorale abbia in qualche modo, per dire, messo avanti un tema importantissimo che riguarda anche il discorso che faceva Pietro rispetto al rapporto del partito, le tematiche nazionali, le tematiche locali e quant'altro. Mi verrebbe da dire forse che in qualche modo uno dei problemi più grossi che noi abbiamo incontrato in fase elettorale era proprio questo, più che i temi nazionali dai quali in qualche modo ci siamo distaccati, è stato proprio il rapporto con il Movimento 5 Stelle, perché molto spesso ci siamo trovati di fronte ad una forma partito che in qualche modo diceva noi lavoriamo sulla trasparenza, sul rapporto con i cittadini e quant'altro. Ecco, non credo di sbagliare dicendo che in qualche modo in questo percorso che ci ha portato alla vittoria in questo quartiere, che è un quartiere complesso, molto grande, tanto più grande di quello che era prima, perché dai 9 siamo diventati 6 quartieri, ha messo proprio in evidenza come i temi di cui noi come PD parliamo spesso, di partecipazione, e soprattutto come programmi, diciamo, che sono rientrati nel programma di lavoro del Comune di Bologna, cioè di favorire il più possibile la partecipazione, tanto da vedere i quartieri come un trait d'union tra l'ascolto e la trasformazione in politiche. Questo aspetto è l'aspetto che ci vede in qualche modo direttamente concorrenti di questa forza di partito che oggi qualche sondaggio dice essere meglio posizionata di molti noi del 10%. Ecco, noi dovremmo proprio sia come quartiere, ma questo è un invito che io faccio anche a livello, diciamo, del PD, proprio andare oltre alle parole della partecipazione e lavorare veramente per riconquistare la fiducia e un rapporto diretto con cittadini e cittadine che sono poi, che saranno poi i nostri elettori. Noi dobbiamo proprio, e questo lo faremo dal punto di vista proprio di questa prima forma di rappresentanza, quella di quartiere, proprio in un contatto diretto e continuo. Io ho detto in campagna elettorale che sarò la presidente errante, cioè che non starò nel mio ufficio ma sarò sempre per strada. Già adesso percorrere Santo Stefano, percorrere la strada del quartiere mi fa impiegare molto più tempo del solito, perché mi fermano cittadini e cittadine proprio per chiedermi, per salutarmi e per chiedere interventi. Quindi per chiudere questo saluto e dare lo spazio, vorrei innanzitutto ringraziare per questa iniziativa che apre un po' i discorsi ampi, perché parlare di Brexit, di partito di
di referendum apre veramente un panorama molto ampio e sono molto contenta che abbiate scelto questa sala, questo quartiere, proprio per iniziare a discutere di questi temi e credo che come Presidente sarò ben lieta di ospitarvi ulteriormente. Grazie per l'attenzione.